Stavo parlando del problema della trave di Sembenano, ok? E naturalmente non voglio rifare tutta quanta la storia, eh? Abbiamo questo oggetto che è la nostra trave. È un oggetto che non ha peso, diciamo, cioè non ci sono forze di volume, ha il mantello laterale scarico ed è caricato esclusivamente sulle due basi. Va bene? Poi per il principio fondamentale di Sembenano abbiamo capito che non è importante per quanto riguarda la soluzione del problema della trave l'effettiva distribuzione delle pressioni sulle due basi, ma quello che è importante è la risultante e il momento risultante. Va bene? E poi tenuto conto che naturalmente questa trave è libera nello spazio e deve essere quindi in equilibrio, le risultanti su queste basi sono legate alle risultanti su quest'altra base perché devono stare tutte quante in equilibrio. E quindi una volta che noi assegniamo le risultanti sulla sezione A con L, in qualche modo abbiamo definito completamente il tipo di carico che agisce sulla nostra trave. Ok? Avevo visto, come dire, abbiamo introdotto le quattro sollecitazioni semplici, va bene? I quattro casi che rappresentavano le quattro sollecitazioni semplici. Le sollecitazioni semplici erano il taglio, lo sforzo normale, la flessione e la torsione. Bene. E c'era taglio quando avevamo scelto un sistema di riferimento che avesse origine nel baricentro della sezione A con 0, di questa sezione iniziale qui. Bene. E la sezione terminale l'avevamo chiamata A con L. Bene. E noi diciamo che c'è una sollecitazione di taglio quando sulla sezione A con L agisce una forza di puro taglio, il che significa che tutta la risultante è uguale a semplicemente a una forza di taglio B e con una terza componente che nulla, va bene? E il momento risultante è uguale a zero. Bene, questo è ovviamente in L, d'accordo? Dove V deve essere uguale all'integrale, anzi scriviamo per componenti, V con alfa è uguale all'integrale su A con L delle sigma alfa 3 in A. Ok? Siamo? Nello sforzo normale, sollecitazione di sforzo normale è caratterizzata dal fatto che la risultante in L è semplicemente un vettore fatto così 0, 0, n. Bene, e il momento risultante m in L è 0. E dove n è l'integrale su A con L delle sigma 3, 3 in A. Abbiamo sollecitazione di pura flessione quando la risultante in L è uguale a 0. Bene. E il momento risultante in L è uguale a un vettore fatto così, momento flettente 0, dove MF è un vettore a due componenti, come V era un vettore a due componenti. Bene. E questo, le due componenti di questo vettore momento flettente sono momento flettente 1 uguale all'integrale su A con L di x con 2 sigma 3 3 di A.
e momento flottente 2 uguale a meno l'integrale sulla con L di x con 1 sigma 3 3. Questo l'avevo visto tutta la volta scorsa. Ed infine la torsione, e passo un po' la torsione perché non siamo più in linea. Il caso della torsione si ha quando la risultante in L è 0 e il momento risultante in L è un vettore fatto da due componenti nulla e un terzo, una terza componente lungo la direzione 3 che chiamiamo M. Bene. E MT è l'integrale su A con L di x con 2, x con 1, sigma 2, 3, meno x con 2, sigma 1, 3. Quindi A. Bene. Queste, vi ricordo, erano le quattro sollecitazioni semplici che erano caratterizzate dal fatto che queste erano le condizioni al contorno al problema, va bene? Che sono appunto condizioni al contorno di tipo integrale, va bene? E cioè la risultante è solo una B e questa B ha due componenti, alfa naturalmente è 1 e 2, va bene? E cioè l'integrale delle sigma 1, 3 oppure della seconda componente delle sigma 2, 3. Oppure quando abbiamo sforzo normale abbiamo che la risultante c'è solo questa componente, il momento risultante è nullo e la risultante n, la componente n, deve essere l'integrale delle sigma 3 3. E così poi per la flessione abbiamo risultante nulla e il momento solo quello perdente e in funzione delle tensioni che emergono dal solo di tensione del solido devono essere uguali a queste quantità. Ed infine per la torsione abbiamo risultante nulla, momento risultante solo il momento torcente, la terza componente, che in funzione delle tensioni deve essere uguale a questa quantità. Va bene? Ci siamo? Ok. Poi abbiamo visto che abbiamo le equazioni di equilibrio che devono essere rispettate ovviamente. Queste equazioni di equilibrio ci dicevano che sigma 1, 3 derivato rispetto a 3 è 0, sigma 2, 3 derivato rispetto a 3 è 0, e poi sigma 1, 3 derivato rispetto a 1 più sigma 2, 3 derivato rispetto a 2 più sigma 3, 3 derivato rispetto a 3 è 0, e dove naturalmente tutti i termini sigma 1, 1, 1, 1, 2 e 2, 2 sono unici perché siamo partiti sotto questa idea, sotto questa congiuntura, diciamo così. Va bene? E ovviamente oltre alle condizioni di equilibrio, diciamo, nel solido, abbiamo anche le condizioni di equilibrio sul mantello, sul mantello della trave. Queste erano condizioni, come al solito, in omega. Sul mantello della trave avevamo le condizioni che si scrivevano, diciamolo esplicitamente, sigma 0, 0, sigma 1, 3, 0, 0, sigma 2, 3, poi sigma 1, 3, sigma 2, 3, sigma 3, 3, applicate a N1, N2, 0, devono essere uguali a 0, 0, 0, sul mantello S, va bene? Devono essere uguali a 0. E avevamo pure detto che in realtà le prime due equazioni che si ricavavano da questa equazione sono banali, cioè sono automaticamente soddisfatte. Perché? Perché quando io faccio questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, già viene zero, quindi è un'equazione inutile. Bene. E anche la seconda equazione è inutile, perché faccio questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, ovviamente già mi viene zero, quindi è già automaticamente soddisfatta. L'unica equazione che veramente mi impone qualcosa, mi dice qualcosa, è la terza, dove sto scrivendo che sigma 1, 3 per N1 più sigma 2, 3 per N2 deve essere uguale a 0. Quindi in realtà facciamo così, cancelliamo, io cancello direttamente questa equazione e metto solo quella valida, le altre sono automaticamente soddisfatte. Quindi,
faccio questa operazione così. Cioè l'unica equazione in realtà da imporre sul mantello è questa, cioè sigma 1,3 n1 più sigma 2,3 n2 uguale a 0 su S. Bene. Poi abbiamo scritto le equazioni del legame costitutivo, vi ricordate? Cioè le equazioni che ci legavano le deformazioni con le tensioni. E appunto avevamo che epsilon 1,1 era uguale a meno mi su e sigma 3,3. Epsilon 2,2 è uguale a meno mi su e sigma 3,3. E epsilon 3,3 è uguale a 1 su e sigma 3,3. Ok? E poi ovviamente avevamo che due volte epsilon 2,3 è uguale a 1 su g sigma 2,3, due volte epsilon 1,3 1 su g sigma 1,3 e due volte epsilon 1,2 è uguale a 0. Sempre perché siamo sotto l'ipotesi, la congettura più che un'ipotesi, che appunto la sigma 1,2 è 0. Bene. Sulla base di queste equazioni, poi avevamo preso le equazioni di congruenza, che erano le equazioni di congruenza, erano quelle che ci dicevano che il rotore del rotore di epsilon deve essere uguale a 0. Bene. E che abbiamo fatto? Abbiamo sostituito al posto di epsilon le espressioni che ci vengono da queste equazioni. Quindi abbiamo scritto queste equazioni di congruenza in funzione dello stato di tensione, bene? Cioè delle sigma 1,2, 1,3, 2,3 e 3,3. Ok? E le abbiamo scritte, sono sei equazioni ci venivano fuori. Di queste sei equazioni, tramite queste sei equazioni abbiamo capito una cosa. E cioè, quello che abbiamo capito è che sigma 3,3 deve essere per forza scritto in questo modo per essere congruente. E cioè, deve essere uguale a G0 più G con 1 X con 1 più G con 2 X con 2 più H0 più H1 X con 1 più H2 X con 2, tutto per X. Cioè le tensioni sigma 3,3, le tensioni normali, no? Sulla tensione retta qualsiasi, devono essere funzioni di x1 e x2 in maniera lineare, di x3 in maniera lineare, va bene? E ci sono i termini, vedete, bilineari x1, x3, x2, x3, ma non ci sono i termini bilineari x1, x2, va bene? Ok. Detto questo, più o meno abbiamo riscritto un po' le equazioni che abbiamo visto la volta scorsa e che poi ci serviranno per la lezione di oggi. E comincerei con una sollecitazione. La prima sollecitazione in realtà è una sollecitazione che possiamo considerare direttamente di sforzo normale e flessione contemporaneamente. Possiamo metterle insieme. Quindi consideriamo in realtà il caso in cui la risultante sia questa, va bene? E il momento risultante sia questo. Ok? Quindi consideriamo in maniera, come dire, contemporanea che l'azione a disposizione che abbiamo è data da queste tre, 1, 2, 3, queste tre condizioni. Va bene? Diverse da zero, mentre le altre devono essere zero. Allora, scriviamole un po' tutte quante più in esplicito. Allora, noi dobbiamo dire che la risultante tagliante deve essere nulla, va bene? Che significa che la risultante... Allora, qua scriviamo sforzo normale più
flessione, ok? Ho scritto un po' piccolo forse, eh? E allora, vogliamo che la risultante tagliante sia nulla. Qual è la condizione allora? La condizione è questa, che l'integrale su A con L delle sigma 1, 3 deve essere ideale, ovviamente, deve essere 0. E ovviamente anche l'integrale su A con L delle sigma 2, 3 in de A deve essere 0. Bene. Cioè V è uguale a 0. Bene. Poi ho invece che l'integrale su A con L di sigma 3, 3 in de A deve essere un valore assegnato, io chiamo N, e il valore assegnato esterno è il mio dato di problema, vale N. Integrale su A con L di x con 2 sigma 3, 3 in de A, anche questo è un valore assegnato, quello che chiamo MF1, momento flettente 1. Bene. E poi ancora, integrale su A con L di x con 1 meno x con 1 per sigma 3, 3 in de A è un altro valore assegnato che chiamo MF2. Ok? Ed infine abbiamo che l'integrale su A con L di x con 1 sigma 2, 3 meno x con 2 sigma 1, 3 in de A deve essere uguale a 0. Va bene? Ok, adesso dovremo, come dire, considerare queste condizioni al contorno, e risolvere naturalmente queste equazioni qui. D'accordo? Ovviamente tenendo conto di questa forma di rappresentazione. D'accordo? Bene, come al solito possiamo anche in questo caso ragionare con un metodo, come dire, di tipo seminverso. E cioè, ancora una volta possiamo pensare qualche cosa sulla soluzione, dare un indizio ulteriore su come può essere questa soluzione. E beh, l'idea è questa, voglio dire, noi sappiamo, guardate, che queste due equazioni ci dicono che le sigma 1,3 e le sigma 2,3 sono costanti lungo tutto l'asse della trave, va bene? Sono costanti lungo tutta l'asse della trave, va bene. E in particolare l'integrale delle sigma 1,3 nella area A con L deve essere 0, e anche delle sigma 2,3 deve essere 0. Non solo, ma non solo devono essere 0 gli integrali, ma deve essere anche 0 quest'altro integrale che coinvolge sempre le sigma 1,3 e le sigma 2,3. Allora io potrei pensare di dire, va bene, vedo, provo, se la scelta di prendere sigma 1,3 e sigma 2,3 uguale a 0 può essere una scelta buona. Quindi parto da questa congettura, e cioè che sigma 1,3 sia uguale a sigma 2,3 sia uguale a 0. E ovviamente, guardate, appena dico che è uguale a 0 in tutta la sezione A con L, in tutta la sezione A con L, bene, se è uguale a 0 in tutta la sezione A con L, ovviamente questa quantità, il suo integrale sarà 0, questo sarà 0 e questo sarà 0. Bene, ma poiché poi sono anche costanti, come abbiamo detto prima, lungo 3, vuol dire che questi risultati sono sempre 0 in tutta la trave. Va bene. Ok, se sigma 1,3 e sigma 2,3 sono nulle, ovviamente le prime due equazioni diventano assolutamente banali, perché di nuovo le prime due equazioni di equilibrio diventano 0 uguale 0, 0 uguale 0. Bene. La terza equazione cosa diventa? Questo è diventato 0, abbiamo detto. Q
questo è anche 0 e rimane solo questo. Cioè ci dice la terza equazione che sigma 3,3 derivato rispetto a 3 è uguale a 0. Quindi l'equazione di equilibrio diventa questa. Guardando questa cosa, andiamo oltre, vediamo anche che cosa succede nella condizione al contorno. Se sigma 1,3 è nullo e sigma 2,3 anche nullo, la condizione al contorno è automaticamente anche questa soddisfatta, perché diventa 0 e uguale a 0. Quindi diciamo riusciamo a soddisfare in maniera automatica la condizione al contorno. In maniera molto, molto simbolica, ho scritto condizione contorno mantello, ok, cioè è soddisfatta, automaticamente è soddisfatta. Ci siamo? Allora ritorniamo all'equazione questa qua di sopra. Se sigma 3,3 derivato rispetto a 3 deve essere uguale a 0 per l'equilibrio, significa che la sigma 3,3 non dipende da x con 3, bene? Non può dipendere da x con 3, d'accordo? Cioè la derivata rispetto a x con 3 è 0, vuol dire che non dipende da x con 3. E allora se ci ricordiamo la rappresentazione della sigma 3,3 e imponiamo questa condizione di equilibrio, vuol dire che tutto questo termine, che ovviamente dipende linearmente da x con 3, non ci può essere. E quindi la sua rappresentazione, in questo caso specifico, si semplifica ulteriormente, per cui avremo che la sigma 3,3 diventa uguale a G0 più G1 x con 1 più G2 x con 2. Allora, se sigma 3,3 è rappresentato in questo modo, questa equazione di equilibrio, anche questa è soddisfatta. La vedete? Perché non dipende da x con 3. Quindi la derivata rispetto a x con 3 è 0. Quindi io potrei anche a questo punto dire, va bene, allora metto un ok pure qui. Perché se prendo la sigma 3 con 3,3 fatta così, automaticamente sta soddisfacendo anche l'equazione di equilibrio. Bene? Bene, qual è il passaggio successivo? È semplice. Il passaggio successivo è che a questo punto noi possiamo da una parte ovviamente sostituire in queste equazioni di congruenza, scusate, di legame costitutivo, possiamo andare a sostituire il fatto che sigma 3,3 è rappresentato in questo modo, va bene? E sigma 1,3 e 2,3 sono nulle. Bene, lo faremo tra un attimo, ma è solo una sostituzione, va bene? E automaticamente riusciamo a soddisfare anche l'equazione del legame costitutivo. Ok? Dobbiamo vedere se riusciamo a soddisfare queste condizioni al contorno. Cioè, se prendendo una sigma con 3,3 rappresentata in questo modo, il suo integrale può essere n. L'ho spiegato? Se prendendo una sigma 3,3 rappresentata in questo modo, l'x con 2 per la sigma 3,3 può essere questo n. Ok? E così via. Facciamolo. Bene. E quindi io che faccio? Scrivo n è uguale all'integrale su a con l. Scusatemi, io posso scrivere l'integrale su a con l, ma l'integrale lo posso fare su un'area qualsiasi, perché ovviamente la sigma 3,3 rispetto a 3 è 0, cioè la sigma 3 è costante su tutta la trave, quindi su qualsiasi area lo vado a fare l'integrale è sempre la stessa cosa, quindi non metto più a con l, tanto sono tutte uguali, si trovano tutte nella stessa situazione. Quindi l'integrale su a della sigma 3,3, ma la sigma 3,3 è rappresentata così, quindi la sostituisco, è g0 più g1 x1
più G2X2 dA. Bene. Poi sostituisco l'espressione della sigma 3 anche nell'equazione del momento flettente 1. Bene. Guardate, cambio l'ordine tra M1 ed M2, va bene? Faccio questo scambio di ordine, scrivo prima questa equazione e poi questa equazione qua, ma non cambia nulla, va bene? Quindi scrivo prima l'equazione sul momento flettente 2, e metto il meno qua, meno M2, ok? È uguale all'integrale sull'area di x con 1 che moltiplica g0 più g1 x con 1 più g2 x con 2 dA. E poi scrivo M1. M1, il momento flettente 1, integrale sull'area di x con 2 che moltiplica g0 più g1 x con 1 più g2 x con 2 dA. Va bene? Ci siamo? Bene, facciamo questi integrali, ovviamente sono banali, perché qui ho l'integrale di g0 in dA, g0 è una costante, lo tiro fuori dall'integrazione, quindi viene g0 per A. A è l'area della sezione retta, bene. Poi ho l'integrale di g1 per x con 1 in dA, g1 è una costante, la tiro fuori dall'integrazione, quindi viene g1 integrale di x1. L'integrale di x1 è il momento statico, va bene? E quindi questo qua altro non è che g1 per s1. E poi avrò l'integrale di g2 x2 e quindi più g2 s2. Andiamo a integrare anche queste che ci danno il momento flettente, va bene? Allora, qui avrò l'integrale di x1 g0, che è di nuovo il momento statico s1. Quindi è g0 s1. Poi avrò g1 per x con 1 al quadrato integrato, che è il momento di inerzia, più g1 j11. E poi avrò g2 che moltiplica l'integrale di x1 x2 che è il momento centrifugo, g2 j12. Va bene? E poi facciamo l'ultimo calcolo, questo del momento flettente 1, avrò x, l'integrale di x con 2 per g0. L'integrale di x con 2 per g0 sarà g0 per s2. L'integrale di x con 1 per x con 2 tutto quanto per g1, che sarà di nuovo j12. Ed infine abbiamo il termine più g2 j21. Allora, una delle prime cose che abbiamo detto quando abbiamo introdotto il problema della trave, e abbiamo detto che quando prendiamo il sistema di riferimento, questo sistema di riferimento era baricentrico. Poiché l'abbiamo già scelto baricentrico, queste formulette ci si semplificano un pochino, perché S1, S2 sono 0. S1, S2 sono 0. Allora, questo che significa? Significa che G0 deve essere uguale
a n diviso a. Va bene? Adesso queste altre due equazioni le possiamo scrivere in modo matriciale, eh? Le possiamo scrivere in maniera matriciale. E io qui sotto ci avrò momento flettente 2 con il meno davanti, questo, va bene? La prima componente, momento flettente 1 è uguale, deve essere uguale a J12 J22 J22 J22, che moltiplica G1 G2. Bene. E ovviamente questa equazione la possiamo un attimino riscrivere in maniera più cioè introducendo dei simboli che automaticamente mi riferiscono a tutta la matrice o ai vettori, e questo è semplicemente la matrice di inerzia J, diciamo così, per un vettore G di componenti G1, G2. Bene. Dall'altra parte questo vettore è il vettore del momento flettente, ma guardate, non è esattamente il vettore del momento flettente, perché il vettore del momento flettente che l'abbiamo introdotto qui è un vettore le cui componenti sono m1 e m2, giustamente. Qua invece è un vettore che è meno m2 e m1. Bene? Pensateci un attimo, rispetto a questo vettore qui è l'ortogonale, è esattamente l'ortogonale, il ruotato di 90 gradi. Allora, quindi questo lo possiamo chiamare momento flettente, se vogliamo, ortogonale. Bene, è il momento flettente ortogonale. Si vede che l'ortogonale, basta fare il prodotto scalare questo per questo più questo per questo, ovviamente da zero. Sono due vettori ortogonali. E la lunghezza è la stessa, la lunghezza è data dalla norma, questo al quadrato più questo al quadrato, radice quadrata, ovviamente uguale a questo al quadrato più questo al quadrato, radice quadrata. Sono, è lo stesso vettore ruotato di 90 gradi senza antiorario. Bene. E da questo modo di scrivere quest'ultima equazione possiamo ricavare G, come qua abbiamo ricavato G0, da questa ricaviamo questo vettore G a due componenti, che altro non è che J a meno 1 per il momento flettente ortogonale. E allora a questo punto, guardate, abbiamo trovato i valori di G0 e di G1, G2 che ci assicurano che queste equazioni qui siano soddisfatte, cioè che le equazioni delle condizioni al contorno siano soddisfatte. Va bene? E quindi a questo punto abbiamo soddisfatto tutte quante le equazioni. Riguardiamocele, abbiamo soddisfatto l'equazione di equilibrio, va bene? Abbiamo soddisfatto la condizione sul mantello, abbiamo soddisfatto a questo punto le equazioni sulle due basi, le condizioni al contorno, l'abbiamo soddisfatta in L, ma naturalmente una volta soddisfatta in L l'abbiamo soddisfatta anche in 0 automaticamente. Abbiamo soddisfatto le equazioni del legame costitutivo. E questo è banale, basta che sostituiamo al posto di sigma V3 questa rappresentazione, va bene? E se vogliamo possiamo mettere al posto di G0, G1 e G2 i valori che ci vengono dalle sollecitazioni, va bene?
Quindi abbiamo soddisfatto ovviamente anche l'equazione del legame costruttivo. Le equazioni di congruenza sono automaticamente già soddisfatte perché abbiamo preso sigma 3,3 rappresentato in questo modo, e si rappresenta in questo modo quando il rotore del rotore di epsilon è 0, quindi già sono soddisfatte queste equazioni, d'accordo? Già sono per di per sé soddisfatte queste equazioni. Quindi abbiamo soddisfatto tutte le equazioni. Ripetiamo: equilibrio, legame costitutivo, congruenza, tutte le condizioni al contorno. E a questo punto noi sappiamo che nel problema dell'equilibrio elastico la soluzione è unica, e l'abbiamo trovata, siamo riusciti a soddisfare esattamente tutte quante le equazioni, l'abbiamo trovata, è questa. Quindi l'idea che sigma 1,1, 1,2 e 2,2 siano 0 non è un'ipotesi, è una congettura iniziale di lavoro, ma realmente sono 0, perché attraverso questa congettura iniziale noi siamo riusciti a soddisfare poi tutte le equazioni completamente. Quindi è quella nostra congettura iniziale, è parte della soluzione, è la soluzione del problema. Mi sono spiegato? Chiaro? Va bene. Allora, una volta che abbiamo trovato in qualche modo la soluzione dello sforzo normale della pressione, facciamo qualche indagine in più, andiamo un pochino avanti, cerchiamo di capirci qualcosa di più. Adesso mi riscrivo alcune cose giusto per... Quindi sappiamo che la sigma 3,3 deve essere scritta così: G0 più G scalare X, va bene? Dove naturalmente sto pensando che G è un vettore G1, G2, e in questo momento sto pensando che X anche è un vettore X1, X2, cioè un vettore a due componenti, per poterlo scrivere in questo modo. Va bene? E poi abbiamo scoperto che G0 è uguale a N su A, e che G è uguale a J a meno 1 momento flettente ortogonale. Bene, d'accordo. Naturalmente voglio dire, andiamo un attimo qua. Naturalmente queste nostre espressioni, e di conseguenza la matrice J riportata qui, si semplifica qualora il nostro sistema di riferimento sia principale di inerzia. Non è detto che la sezione abbia assi di simmetria, ma il principale di inerzia sicuramente ce l'avrà, sicuramente. Non è detto che una sezione debba per forza avere due assi di simmetria. Se c'ha i due assi di simmetria, i due assi sono principali di inerzia, ma comunque, anche se non assi di simmetria, ci saranno due assi che saranno i due assi principali di inerzia. Allora, se noi prendiamo come sistema di riferimento un sistema adagiato sugli assi principali di inerzia, quello che ci succede è che la J1,2 ci viene 0, cioè questa matrice ci rimane solo diagonale. Se rimane diagonale vuol dire che qui non vedete per esempio questo termine, e G1 lo calcolate direttamente come meno N2 diviso J1,1. Vedete? E così non c'è questo termine che diventa 0 se gli assi sono principali di inerzia, e calcolate G2 semplicemente come solo come M1 diviso G2. Quindi se prendiamo un sistema di riferimento in cui abbiamo che X1 e X2 sono assi principali di inerzia, allora lo scrivo qui, assi
principali di inerzia. Bene, avrò che G1 è uguale a meno momento flettente 2 diviso J11. Ok, ci siamo? Eccola qua, questa è la riga, va bene? E G2 è uguale a momento flettente 1 diviso J22. E in questo caso, ovviamente, vuol dire che la sigma 33 assume questa forma semplificata, se vogliamo. Sigma 33 è uguale a G0, ma G0 è uguale a N diviso A, quindi N su A, più G1 per X1, ma G1 abbiamo detto è uguale a meno M2 diviso J11, quindi qua mettiamo meno M flettente di 2 diviso J11 per X1, ok? Questo è G1, lo vedete? Più G2 per X con 2, e G2 è dato da questa espressione qui, momento flettente 1 diviso J22 per X con 2. Allora, ricordiamoci una cosa, ricordiamoci che J11, l'abbiamo detto esplicitamente, però ce lo vogliamo ricordare esplicitamente, altro non era che l'integrale sull'area della x con 1 al quadrato di A, così come la J22 è uguale all'integrale sull'area della x con 2 al quadrato di A. Allora, se voi avete una sezione, diciamo, di forma qualsiasi, io faccio più o meno sempre la stessa figura, e immaginiamo di aver preso degli assi che sono principali di inerzia, e immaginiamo che questo è il baricentro e che ne so, questo sia il sistema di assi principali di inerzia, questo è x con 1, per esempio, questo è x con 2, principali di inerzia, va bene? Se io prendo il generico elementino dA, dA, quando faccio il momento di inerzia, facciamo prima questo qua, J22, sto prendendo la x con 2 al quadrato in dA. Cioè che sto facendo? Sto prendendo questa distanza, che è la x con 2, la faccio al quadrato e la faccio e poi lo integro, lo sommo con tutte le altre, no? Quantità. Questo significa che, come dire, calcolo le distanze delle aree rispetto a questa retta, d'accordo? Sempre rispetto a questa retta. Allora, per cui questo momento, che è un momento di inerzia lungo la direzione 2, lo posso anche definire come il momento di inerzia rispetto alla retta 1, ok? E tanto è che questo qua lo possiamo chiamare I11, ho usato un simbolo diverso. Questo è J lungo, I è rispetto. E così analogamente, quando io calcolo la J11, che è lungo la direzione 1, significa che sto facendo queste distanze al quadrato, cioè le distanze rispetto all'asse x con 2, ok? E quindi anche questo momento di inerzia lo posso chiamare momento di inerzia della sezione rispetto alla direzione 2. Allora, c'è questa cosa del momento di inerzia lungo e rispetto, va bene? E da un punto di vista, vi devo dire, un po' più matematico, il momento di inerzia lungo sembra lungo una certa direzione, intendo dire, sembra, diciamo, assolutamente più intuitivo, eh? Cioè J11 è l'integrale di x con 1 al quadrato, va bene? È più intuitivo. Ma in realtà il momento di inerzia noi ingegneri preferiamo per lo più rispetto a una retta, rispetto a una retta, che preferiamo il momento di inerzia rispetto a una certa retta. Per cui se voi andate su un manuale o su un catalogo dove ci stanno dei profilati metallici, dove ci stanno delle sezioni,
e trovate i momenti di inerzia. I momenti di inerzia che voi troverete 1-1 riferiscono quasi sempre, direi esclusivamente, a momenti di inerzia rispetto alla direzione, non lungo la direzione. Quindi il modo di dire degli ingegneri è più rispetto che lungo. È chiaro? Questo è il motivo per cui vi ho voluto far notare la differenza. Perché ovviamente se uno poi sbaglia i momenti di inerzia, sbaglia tutto. E allora, se introduciamo questi momenti di inerzia rispetto alle direzioni, questa formula banalmente cambia un pochino, perché al posto di J11 dovremo mettere I22 e al posto di IJ22 I11. E quindi la continuo a scrivere qui sotto come N diviso A più NF1 diviso I11X con 2 meno MF2 diviso C22 per X con 2. Va bene? Vado avanti? Dubbi? Avanti? Allora, esplicitiamo un attimo quello che sta succedendo relativamente al legame costruttivo, va bene? Allora, abbiamo detto che basta sostituire l'espressione della sigma 3,3 in queste formule. Ovviamente qua bisogna dire che sigma 1,3 e sigma 2,3 sono uguali a 0 ed otterremo le deformazioni per lo stato di sollecitazione, di sforzo normale e flessione. Allora, facciamo così, scriviamo deformazione, e abbiamo Y11 è uguale a meno mi su E, e al posto della sigma 3,3, va bene, mettiamo la sua rappresentazione. E guardate, facciamo così, come rappresentazione mettiamo naturalmente questa espressione qua, senza andare a sostituire al posto di G0 questo, al posto di G0, lo sappiamo, ma per tenere una formula più semplice da gestire. E quindi questo è per G0 più, se vogliamo lo possiamo anche scrivere un attimino in esplicito, G1X1 più G2X2, come abbiamo fatto sin dall'inizio. Va bene? E Y22 è uguale a meno mi su E, la stessa cosa, G0 più G1X1 più G2X2. Y33 è uguale a 1 su E, G0 più G1X1 più G2X2. E poi abbiamo Y23 che è uguale a 0, Y13 che è uguale a 0 e Y12 che è uguale a 0.
Bene. Allora, il problema che ci stiamo ponendo adesso è il seguente. Va bene, dal legame costitutivo abbiamo ottenuto le deformazioni in funzione di questi parametri G0, G1 e G2, che sono dei parametri che ci provengono dalla tensione. Cioè, dall'espressione della sigma 3T. Ci domandiamo, una volta che abbiamo queste espressioni per le deformazioni, possiamo determinare gli spostamenti? Possiamo calcolare gli spostamenti in maniera da capire come si sta deformando questa trave, questo oggetto? Quali siano gli spostamenti di questa trave? Allora, la domanda è duplice. Uno, esistono degli spostamenti tale che un campo di spostamento tale che, facendo la parte simmetrica del gradiente, ci viene esattamente questo? Prima domanda. Seconda domanda, le possiamo calcolare, se esiste ovviamente, possiamo calcolare questo campo di spostamenti? Possiamo determinare questo campo di spostamenti? Allora, la prima domanda è facile rispondere, è molto facile rispondere. Aiutatemi a rispondere alla prima domanda. Perché io dico è facile rispondere? Già noi siamo partiti con questa espressione della sigma 3,3 che veniva dal fatto che il rotore del rotore di Epsilon era zero. Già questo ci garantiva che sicuramente il campo degli spostamenti si può trovare, perché siamo in un campo di deformazioni, di tensioni in questo caso, perché l'avevamo scritto il rotore del rotore, l'avevamo scritto in, no, su, diciamo, sostituendo al posto delle deformazioni le tensioni, già delle tensioni che ci assicuravano che le epsilon corrispondenti a quelle tensioni erano certamente congruenti, cioè soddisfacevano la condizione del rotore uguale a zero. Chiaro? Quindi sicuramente la risposta è sì, li possiamo determinare. Adesso si tratta di capire come si determinano, che è un po' più una risposta tecnica. Vabbè, intanto ricordiamoci una cosa. Chi è epsilon 1? Beh, epsilon 1 altro non era che la derivata di u con 1 rispetto a x con 1. Va bene? Chi è epsilon 2? È la derivata di u con 2 rispetto a x con 2. E u con 3, epsilon 3,3 è la derivata di u con 3 rispetto a epsilon 3,3. Va bene? Qui abbiamo epsilon 2,3, ovviamente 0, anche se noi ci mettiamo un 2 davanti, così giusto per comodità. D'accordo? Sempre 0 rimane naturalmente. E chi è 2 volte epsilon 2,3? È u con 2 derivato rispetto a 3 più u con 3 derivato rispetto a 2. Questo è u con 1 derivato rispetto a 3 più u con 3 derivato rispetto a 1. Ed infine questo è u con 1 derivato rispetto a 2 più u con 2 derivato rispetto a 1. Va bene? Allora noi che cosa dovremmo fare a questo punto? Dovremmo cercare di integrare questo sistema di equazioni differenziali. Questo è quello che dovremmo fare. Come dire, proviamoci, facciamolo, ci siete? Partiamo da questa equazione qui. Questa equazione qui, bene, u con 3 derivato rispetto a 3 è uguale a questa espressione. Allora vuol dire che u con 3 è uguale a, dobbiamo integrare questa espressione, lo scrivo, u con 3 è uguale a 1 su e che moltiplica g0 più g1 x con 1 più g2 x con 2, e ovviamente se integro rispetto a 3 per x con 3 tutto qua, ok? E ovviamente non finisce qui, perché qui ci potrebbe essere una funzione
vediamo C3, che sarà una funzione di x1 e x con 2, in maniera tale che quando io la derivo rispetto a 3, ovviamente mi viene 0. Diciamo, questa è nell'integrazione come una costante di integrazione rispetto a 3, ma non è detto rispetto a 1 e 2. Va bene? Ma d'altra parte, posso andare in questa equazione qui. Bene. E posso scrivere da questa equazione che 1 con 2 derivato rispetto a 3 è uguale a meno 1 con 3 derivato rispetto a 2. Va bene? Allora, l'espressione di con 3 adesso ce l'ho formalmente, posso fare la derivata rispetto a 2. Okay. E quindi è uguale a meno 1 su e, quando derivo rispetto a 2 mi rimane solo g2, vedete, che moltiplica g2 per x con 3 ovviamente, più c3 derivato rispetto a 2. Analogamente posso utilizzare questa equazione per ricavare u con 1 derivato rispetto a 3. Ok? U con 1 derivato rispetto a 3 sarà uguale a meno u con 3 derivato rispetto a 1. Bene. E a questo a che cosa è uguale? E allora, come al solito, andiamo qui, facciamo la derivata rispetto a 1 di questa espressione. E allora ci viene meno 1, scusate, qua c'era un meno anche, perché c'è un meno davanti a tutto. Quindi meno meno. Okay. Quindi meno 1 su e, se divido rispetto a x con 1, mi rimane solo g con 1, ovviamente per x con 3. E poi ho meno c3,1, sempre di x1, x2. Questa la potrei integrare rispetto a 3. Va bene? Vedete, qua c'è 1 con 2 derivato rispetto a 3. La potrei integrare rispetto a 3 e quindi potrei ricavare u con 2 uguale a meno 1 su e g2 x con 3 al quadrato per un mezzo integrato. Bene, poi integro questo rispetto a 3 più meno x con 3 che moltiplica c3 derivato rispetto a 2. Qua scrivo sempre questo dipende da x1 x2. Più, fatemi ricordare, di nuovo una funzione che ho chiamato C1, scusate, C2, più C2 di x con 1, x con 2, cioè che è una funzione costante rispetto a 3. Fate così, fate la derivata di questo rispetto a 3. Che cosa vi viene? Questo 2 si toglie con questo e viene questo termine qui. Vedete?
fate la derivata di questa parte qua e viene il C3 derivato rispetto a 2. Quando fate la derivata di questo rispetto a 3, ovviamente sparisce, perché non dipende da 3. È una costante integrale. E così analogamente per Q con 1. Q con 1 è uguale a meno 1 diviso 2 che moltiplica G con 1 x con 3 al quadrato meno x con 3 c con 3 derivato rispetto a 1 x con 1 x con 2 più c con 1 e moltiplica, scusate, di x con 1 x con 2. Ecco qua. Allora, una volta che abbiamo queste espressioni formali per un con 1 e un con 2, possiamo calcolare l'epsilon 1,1 e 2,2 facendone le derivate. Bene? E le derivate di queste espressioni devono naturalmente essere uguali a queste quantità. D'accordo? Quindi, io adesso scrivo prima un con 1, un con 1 derivato rispetto a 1 è uguale. Sto facendo la derivata di tutto questo rispetto a x con 1, ok? Quando faccio la derivata di tutto questo rispetto a x con 1, questo termine naturalmente è derivata nulla. Qui mi verrà la derivata seconda rispetto a 1 di c3, quindi ci avrò meno x con 3 c3,11 di x con 2, ok? E poi quando faccio la derivata ancora rispetto a 1, mi verrà la derivata di c con 1 rispetto a 1, quindi più c con 1 1 x1 x2. Bene, tutto questo deve essere uguale a questa espressione qui, ok? Quindi la metto, deve essere uguale a meno mi diviso e che moltiplica, com'era, g0 più G1 X1 più G2 X2. Eccola qua. Questa cosa lo faccio anche per la epsilon 2,2, eh? Quindi prendo la U2, la derivo rispetto a 2. Scrivo qui U2,2 è uguale. Quando la derivo rispetto a 2, questo termine ovviamente mi dà 0. Qua avrò la derivata seconda della C3 e qui avrò la derivata prima della C2. Ok? Quindi verrà meno x con 3 C3,22 x con 1 x con 2 più C2,2 x con 1 x con 2. E questo deve essere uguale a meno mi su e, deve essere uguale a y22, eh? E la y22 è meno mi su e g0 più g1 eccetera eccetera. 0 più g1 su 1 più g2 su 2. Va bene? Allora, guardate, questo termine deve essere uguale a questa funzione, queste due funzioni devono essere uguali, ma questa funzione, vedete questo membro qui a destra, non dipende da x con 3, e se questo non dipende in nessun modo da x con 3, vuol dire che anche questo non deve dipendere da x con 3, ovviamente, e quindi vuol dire che questo termine deve essere 0. Ci siete? Cioè, qui tutto questo termine non dipende da x con 3,
poiché non dipende da x con 3 e deve essere uguale a quest'altro termine, anche questo termine non deve dipendere da x con 3. Ci siete di qua? Sì? E allora vuol dire che c3 derivato rispetto a 1 due volte deve essere uguale a 0. Facciamo esattamente, ovviamente, lo stesso ragionamento quando guardiamo quest'altra equazione. Questo termine non dipende da x con 3. E allora vuol dire che anche questo termine non deve dipendere da x con 3. E allora vuol dire che la c3 derivata rispetto a 2 rispetto a 2, anche questa deve essere uguale a 3. Arrivati a questo punto, che dobbiamo fare? Possiamo, allora, a questo punto, scusatemi, questo termine è sparito e questo termine è sparito. Bene, cioè, prendo questa equazione, ho fatto un passaggio inutile, prendo questa equazione, d'accordo? Dove ho c1 derivato rispetto a 1 uguale a questo, la integro rispetto a 1. Integrandola rispetto a 1 mi viene questa parte che è integrata rispetto a 1, va bene? Più la costante integrazione rispetto a 2, era così direttamente, va bene? Ci siamo? E la stessa cosa su c2. Prendo questa parte qua di questa equazione e integro questa equazione rispetto a 2. Quindi avrò c2 è uguale a questo integrato rispetto a 2 che mi dà questa espressione, più la costante di integrazione. Ok? Era così. E sì, perché a questo punto, una volta che ho queste espressioni per c1 e c2, le posso andare a sostituire qua dentro. Vedete? Dove già ce l'avevo la u con 1 e u con 2. Non dovevo ricavare u con 1 e u con 2 prima. Ok? E lo facciamo un attimo. Allora, lo facciamo un attimo, e quindi scriviamo u con 1 è uguale, ricopio quell'espressione che c'è lì, e quindi mi scrivo meno 1 diviso 2 che moltiplica g1 x con 3 al quadrato, bene, meno c3 derivato rispetto a 1 di x con 1 x con 2. Ok, più adesso c'è c1, ma c1 l'ho calcolato appena qua ed è risultato da questa espressione qui, ok? Che la sostituisco, quindi più lo scrivo qui, meno mi su e che moltiplica g0 x con 1 più un mezzo g1 x con 1 quadro più g2 x con 1 x con 2 più d1 di x con 2. Va bene? E dopodiché prendo u2 che è uguale a, e prendo l'espressione di u2 meno 1 diviso 2e che moltiplica g2 x con 3 al quadrato meno c3 derivato rispetto a 2, bene? X con 1 x con 2 più c2, e c2 come al solito me lo prendo da questa espressione qui,
Ci siamo? Vi siete persi, ragazzi? Scusate, x3 per x3 sì, ci abbiamo tirato qua la stanchezza. X3. Ok, meno quindi metto questa espressione che sarebbe meno mi su e che moltiplica g0 x2 più g1 x1 x2 più un mezzo g2 x2 al quadrato, ovviamente più d2 di x con 1. Mi pare che ci siamo? Sì. E a questo punto, guardate, di queste equazioni l'unica che non abbiamo ancora utilizzata, e guardate, le abbiamo utilizzate tutte quante queste equazioni, l'unica che non abbiamo utilizzata ancora è questa. La vedete? E anche questa tocca utilizzarla, cioè adesso abbiamo l'espressione di u con 1 e u con 2, e dobbiamo fare la derivata di u con 1, la derivata rispetto a 2 uguale a, più la derivata di u con 2 rispetto a 1, e la somma deve essere uguale a 0. Allora facciamo un attimo, quindi dobbiamo vedere u con 1 e derivarla rispetto a 2. Guardate, quando deriviamo u con 1 rispetto a 2, questo termine ovviamente non c'è. Qui ci sarà una derivata seconda, 1, 2, quindi la scriviamo, quindi ci verrà x con 3 meno x con 3 c 3,1, 2 di x con 1, x con 2, lo scriviamo sempre. Poi quando stiamo ancora derivando rispetto a 2, questo non c'è, questo non c'è, questo qui c'è, va bene? Vedete? Quindi più meno mi su e g2 x con 1. Ci siete? E ovviamente c'è anche la derivata di d1 rispetto a 2 più d1 2. Ho fatto la derivata rispetto a 2 di tutto, di tutta u con 1. Questo non c'è, qua mi viene la derivata seconda, 1, 2, questo termine non c'è, questo non c'è, e qui quando derivo rispetto a 2 mi rimane g2 x con 1, meno d2 davanti. E poi ovviamente ho la derivata rispetto a 2 di questo. Ok? Questo più... Adesso devo fare di questo la derivata rispetto a 1. Va bene? Allora faccio la derivata rispetto a 1, qua non mi viene nulla, qua sì, va bene? Mi verrà meno x con 3 c3,21 x1 x2. Va bene? E poi quando faccio ancora la derivata rispetto a 2 di questa espressione, qua mi viene... faccio la derivata, scusate, qua devo fare la derivata rispetto a 1 di questa espressione, e qua non mi viene nulla, quando derivo rispetto a 1 mi rimane g1 per x con 2, quindi viene meno mi su e g1 x2, ok? E poi mi rimane questo d2 da derivare rispetto a 1, più d2 derivato rispetto a 1 di x con 2. Okay. E tutto questo deve essere uguale a 0. Bene, ci siamo? Allora, dovendo essere uguale a 0, ovviamente questo deve essere uguale a 0 per qualsiasi valore di x1, di x2 e di x3. Per qualsiasi valore, sempre 0 deve essere. Chiaro? Qualsiasi è il valore di x1, x2 e x3 deve essere sempre uguale a 0. Allora, per assicurarci questo, la prima cosa che deve accadere è che c3 derivato rispetto a 2,1 x1, x2, questo deve essere 0 per assicurarci che qualsiasi valore sia, no, di x1, 2, 3 sia 0, deve accadere questo.
Bene. Così come, adesso pensate che questo non c'è più, bene? E deve essere vero per ogni valore di x1 x2, allora vuol dire che questa funzione, scusate, questo era 1 qua, questa funzione qua di x con 1, anche qua è funzione di x con 1, e questa è una funzione di x con 2, anche qua è una funzione di x con 2, lo vedete? Allora vuol dire che questo deve essere sempre uguale a questo, e questo deve essere sempre uguale a questo, per essere certi che per qualsiasi valore di x1 e x2 sia sempre lo stesso, la somma sia sempre 0. Quindi deve accadere che D1 derivato rispetto a 2 sia uguale a meno mi diviso E G1 x2, che è funzione di solo di x2, e così D2 derivato rispetto a 1 deve essere uguale a meno, no, a meno, a più mi su E diviso, e che moltiplica G2 x1. Bene. In definitiva, che cosa abbiamo? Che ovviamente da questa D1 derivato rispetto a 2 uguale a questo, e D2 derivato rispetto a 1 uguale a questo, possiamo ricavare direttamente il valore di D1 e di D2, integrando ancora una volta. E quindi da questa ricaviamo che D1 è uguale a mi diviso 2e G1 x con 2 al quadrato più una ulteriore costante integrazione, che però è proprio una costante, voglio vedere come l'ho chiamata, F1 l'ho chiamata, bene, più F1, va bene? E così, integrando questa rispetto a 1, otterrò che D2 è uguale a mi diviso 2e G2 x con 1 al quadrato più F2, l'ho chiamata quest'altra costante integrazione. Guardate, abbiamo quasi scoperto tutto, perché abbiamo U con 3, abbiamo C con 3, ancora non sappiamo C con 3, U con 1 e U con 2, abbiamo C con 3 derivato 1, C con 3 derivato 2, C con 1 e C con 2, ok? Però sappiamo che C con 3 derivato rispetto a 1 due volte, derivato rispetto a 2 due volte, e derivato rispetto a 1 2 deve essere sempre uguale a 0. Il che significa che C con 3 si può scrivere in questo modo, cioè deve essere una funzione lineare in x con 1, lineare in x con 2, va bene? No, come lo chiamate? F3 1 x con 1, per usare lo stesso F3 1, sì. F3 1 x con 1 più F3 2 x con 2 più F3, mi pare che abbiamo solo F3 questo, sì. Allora, a questo punto possiamo un po' ricomporre e rimettere insieme tutti i pezzi che ci siamo costruiti, e possiamo quindi scrivere il campo degli spostamenti. Allora, U con 1 è uguale, dobbiamo prenderlo da qui, guardate, U con 1 è uguale a meno mi diviso 2e G con 1 x con 3 quadro, meno 1 diviso 2e G con 1 x con 3 quadro, ok? Poi abbiamo questa espressione meno x con 3
che moltiplica c con 3 derivato rispetto a 1, ma c con 3 ormai l'abbiamo espresso, eccolo qua, se lo dividiamo rispetto a 1 ci viene una costante che è F3,1, quindi ci viene x con 3 che moltiplica x con che moltiplica F3,1, c'è un meno davanti, sì, meno. Ok, e poi abbiamo tutta questa espressione qua che ce la godiamo completamente, meno mi su e che moltiplica di 0 su 1 più un mezzo g1 x1 quadro più g2 x1 x2, e abbiamo messo tutto questo termine. E poi ci manca ancora D1, ma anche D1 l'abbiamo determinato, e D1 è dato da questa espressione qua, la vedete? E quindi è più ni diviso 2 che moltiplica G1 x con 2 quadro più questa costante che abbiamo chiamato F1. Va bene? E questa è l'espressione della U con 1. Adesso andiamo all'espressione della U con 2 e dobbiamo fare esattamente lo stesso passaggio, e cioè ricomporre tutti i termini. Cioè, per prima cosa questo termine qua, meno 1 diviso 2e, meno 1 diviso 2e, g con 2 x con 3 quadro, g2 x con 3 quadro. Poi ho meno x con 3 che moltiplica c3 derivato rispetto a 2, ma c3 l'abbiamo rappresentato in questo modo davanti, c3 quando lo derivo rispetto a 2 mi rimane f3,2, lo vedete? Meno x con 3 f3,2, bene? E poi ancora che cosa ho? Ho tutto questo termine qui, tutto questo termine qui che devo ricopiare, che è meno mi su e che moltiplica g0 x con 2 più g1 x1 x2 più un mezzo di g2 x con 2 al quadrato. Ed infine ho questa costante di integrazione derivata d1,2 che abbiamo già visto, la d1,2, scusatemi, è questa, e a forza abbiamo sbagliato prima. No, qua andava messo l'altra è g2 x con 1 f2, è così? f2, ecco, avevo preso questa qua, invece era l'altra, Invece qua c'è appunto la d2, e la d2 è... era giusto, mi avete fatto impressionare. Allora, questo era G1, X con 1 quadro, F1, era tutto 1, giustamente. E adesso abbiamo D2, dove ci stanno tutti 2, quindi è più X2. Questo è X2, ecco. Più Ni diviso 2 G2, X1 al quadrato, più F2. Va bene? Ok? E alla fine abbiamo anche la U con 3, dobbiamo scrivere. E la U con 3, questa parte qua è noiosetta, è data da 1 su E, G0 più E, più C3, ok? E quindi sarà 1 su E, G0, più G1 X1, più G2 X2, tutto quanto più C3, ma C3 pure l'abbiamo determinata ed ha questa forma di rappresentazione. Bene, e quindi ci viene F3,1 più F3,1 X1 più F3,2 X2 più F3. Va bene? Ok. Beh, questo è il campo di spostamenti, l'abbiamo determinato. In realtà, voglio dire, è facile
capire che parte di questo campo di spostamenti è puramente un modo rigido. E una parte si capisce molto facilmente perché come dire, F1, F2 ed F3 rappresentano tre traslazioni lungo l'asse x con 1, x con 2, x con 3, perché sono delle costanti. Quindi abbiamo che lo spostamento del generico tutto è dato da un'espressione più F1, che è una traslazione lungo la direzione 1, più F2, che è una direzione lungo la direzione 2, per qualsiasi punto uguale. Quindi è ovviamente una traslazione rigida lungo 1, 2, 3. Mi trovate? Quindi voglio dire, se vogliamo semplificare, possiamo togliere questa traslazione rigida, possiamo rimuovere questa traslazione rigida, in qualche modo porre questa cosa uguale a 0. Va bene? D'accordo? Non solo, ma anche quanto per quello che riguarda questi termini qua, guardate, meno x con 3 f3 1, meno x con 3 f3 2, e qua x con 1 f3 1, x con 2 f3 2, hanno, anche queste hanno un sapore di una... di una di un modo rigido. E infatti facciamo così, mettiamo, guardate, esclusivamente questi termini, uno, questi qua che sto sottolineando. Questi termini li voglio scrivere, come dire, in forma matriciale. Se li dovessi scrivere in forma matriciale, cioè come una matrice applicata al vettore x1, x2, x3, come la scriverei? Proprio solo i termini appunto, che vi ho sottolineati. Qui c'è solo f3,1 che moltiplica l'x3. Quindi qua sarebbe 0, 0, meno F3,1, ok? Va bene? E qui ho solo di nuovo X3 che moltiplica F3,2, quindi avrei questa matrice 0, 0, meno F3,2. Ci siete? Poi vado sull'ultima componente dello spostamento e che trovo? Che F3,1 è moltiplicato per X1 e F3,2 moltiplica X2. Quindi qua avrò F3,1, F3,2, 0. Allora, questa forma, questa matrice ha una forma molto particolare, perché è una matrice, come si chiama? Emisimmetrica. E quando noi vediamo una matrice emisimmetrica applicata a un vettore posizione e siamo nell'ambito degli spostamenti infinitesimi, come siamo nel caso ovviamente noi, pensiamo subito a un modo rigido. È un modo rigido. Vabbè. È una rotazione rigida. Per cui voglio dire, questo significa che se vogliamo semplificarci ovviamente la vita, questo è un modo rigido, non ci dà deformazioni. Possiamo depurare il campo di spostamenti da questi modi rigidi e quindi possiamo porre anche questa cosa uguale a 0, questo uguale a 0 e questo uguale a 0. Bene, in questo modo ovviamente il campo degli spostamenti in qualche modo si semplifica un pochino ed è uguale semplicemente a questa espressione qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e infine questa parte, solo questa, ok?